Buongiorno a tutti. Questo video è stato realizzato fondamentalmente per coloro che sono già miei clienti o comunque coloro che visitano periodicamente, magari con regolarità, il sito www.albertofortunato.com e da questo attingono, diciamo, delle informazioni, dei video tutorial, dei supporti alla propria formazione per creare dei sistemi, diciamo, che possano essere d'aiuto nella vita professionale, dei software. Diciamo, questo tutorial è dedicato prevalentemente al CRM, e cioè al database gestione clienti che molti di voi già utilizzano. Il database, come potete vedere, è ampiamente illustrato grazie a dei video all'interno del sito www.albertofortunato.com. Sono dei video semplici che spiegano come questo CRM, come questo software che permette di gestire i rapporti con il cliente, è strutturato, quali sono le dinamiche, quali sono le funzioni. E questo softwareino, diciamo, è venduto unitamente al manuale che illustra passo dopo passo come questo diciamo database è stato realizzato. Questo per chi voglia realizzarlo per sé, prendendo spunto da ciò che già esiste, magari prendendo degli spunti diciamo da tecniche che ho utilizzato io nella progettazione e poi nella realizzazione del database. Il tutorial riguarda il CRM. Perché il CRM? Perché con molti di voi diciamo è nato un rapporto fondamentalmente, cioè nel senso molti di voi hanno acquistato questo CRM, questo software che gestisce i clienti e poi di lì hanno cominciato a sviluppare un comportamento di acquisizione e di gestione del cliente. Molti sono ancora i dubbi, infatti le domande che arrivano sono tantissime e se prima riguardavano soltanto l'aspetto informatico, adesso riguardano proprio l'aspetto gestionale, cioè come creare una relazione con il cliente, come gestire il rapporto con il cliente, ma prima ancora come acquisirlo questo cliente. In realtà mi sentirei di dire che questo database è estremamente funzionale proprio a chi voglia, diciamo, per la propria attività che svolge, implementare un modo di comportarsi, implementare una modalità organizzativa e gestionale del proprio lavoro per acquisire clienti, per soddisfare i clienti e per mantenerli. Quindi, diciamo, dall'altra parte del video ci può essere di tutto. Diciamo, io ho incontrato, dal punto di vista informatico, si intende, ho incontrato e mi sono misurato su questo software proprio con commercialisti, con degli avvocati, con le persone che facevano attività estetica, le estetiste, ma anche con chi aveva il bar, la pasticceria, i consulenti del lavoro, chi offre servizi assicurativi, chi fa il broker finanziario, c'è di tutto. Perché tutti fondamentalmente nella nostra professione siamo accomunati da una ricerca più o meno costante, continuativa di clienti, un'acquisizione di clienti e poi siamo impegnati nella soddisfazione di questo cliente e soprattutto nel suo mantenimento continuo. Ebbene, diciamo che sì, questo software fondamentalmente deve tuttavia attivare dei comportamenti nuovi rispetto a quelli che abbiamo avuto in passato, cioè mi sento di dire che con diciamo la nascita del CRM, che significa che è un acronimo che in inglese diciamo significa Customer Relationship Management, e cioè gestione della relazione relativa al cliente,
Ebbene, con questo nuovo modo di fare c'è stata una rivoluzione all'interno del marketing. Noi fondamentalmente parlo della mia esperienza, ma anche dell'esperienza relativa a molti altri colleghi che fanno consulenza aziendale o che fanno i commercialisti o che fanno gli ingegneri, insomma, altri. Che cosa facevamo all'inizio? Individuavamo. Diciamo, sapevamo più che altro che esistevano delle categorie di aziende o di altre professioni che potevano essere interessate al nostro servizio, per cui ci pubblicizzavamo presso queste aziende e fondamentalmente di là poi nascevano dei rapporti e degli incarichi professionali e così si andava avanti. Se si lavorava bene, la reputazione migliorava. Si manteneva con un certo decoro e quindi le cose andavano bene. Con invece il CRM è avvenuta, mi sento di dire, ma per esagerare, giusto per scherzare, ecco, quasi una rivoluzione copernicana da questo punto di vista, cioè nel senso che sono cambiate tantissimo le cose e probabilmente. Io ho preso degli appunti proprio per, diciamo, evitare di perdere del tempo al riguardo e di dare delle informazioni dettagliate che mi tornino utili nell'utilizzo del software. Ebbene, adesso le cose sono fondamentalmente cambiate. Noi, questo soggetto che un giorno diventerà il nostro cliente, che appartiene a una categoria, a una classe e così via, ebbene, lo acquisiamo mediante una relazione. Il soggetto non appartiene più a una classe, fondamentalmente, a una classe, a una categoria, a un segmento di mercato presso il quale, diciamo, farci conoscere, farci pubblicità, eccetera. Il cliente viene visto non nella sua classe, ma nella sua identità ben precisa. Prima infatti si procedeva dicendo quella è la categoria dei miei clienti, ebbene io faccio l'estetista, faccio proprio l'esempio immediato che mi viene, faccio l'estetista, di conseguenza il mio target è fatto di ragazze, donne che vanno, non so io, dai 15-16 anni fino ai 50-60 anni, donne che mediamente possono spendere un reddito. Che posso dire di 25-30 euro al mese e che sono interessate alla cura delle mani, alla cura dei piedi, diciamo, che posso dire, alla cura del corpo, all'epilazione, alla cura del viso e così via. Per cui io estetista, facevo pubblicità presso una determinata zona della mia città a cui ero interessata, presso queste donne, magari. Che posso dire un volantinaggio, poi si espandeva, si diffondeva, come posso dire, questa voce, e quindi io cominciavo a lavorare da una persona, da un'altra ancora, mi creavo il giro di clienti e questa cosa ha funzionato così, probabilmente continua a funzionare così, anche se le cose con l'introduzione del CRM che noi gestiamo grazie a questo software che troviamo sul sito www.albertofortunato.com, ebbene, le cose sono profondamente cambiate. Vediamo nel tutorial successivo precisamente perché e come sono profondamente cambiate.